La biblioteca possiede un ricco patrimonio di manoscritti danteschi che abbracciano un periodo importante tra il fine del 300 e il 400. Si tratta di manoscritti notevoli per numero e per qualità. Per numero perché soltanto della Divina Commedia la biblioteca possiede 76 esemplari, della Vita Nova 15, del Convivio 8. Si tratta di manoscritti che provengono da vari fondi. Tanto per farvi un esempio, la maggioranza provengono dal fondo Magliavecchiano, che è quello costitutivo di questa biblioteca. Vi sono esemplari nel fondo Palatino, vi sono manoscritti danteschi nel fondo Conventi Soppressi, un fondo molto ricco perché comprende le biblioteche conventuali delle più importanti chiese fiorentine. Conventi che facevano parte del territorio fiorentino più allargato, quindi provenienti dalla biblioteca di Camaldoli, dalla biblioteca di Vallombrosa. Anche manoscritti che provengono da librerie private, come quelle della famiglia Strozzi e della famiglia Panciatichi. Questo ci dà la misura di quanto lo studio e anche la diffusione del testo dantesco, in particolare della Divina Commedia, ebbe praticamente poco dopo la morte di Dante, perché uno dei primi manoscritti che possediamo è relativo ai pochi decenni successivi alla sua morte. Il primo esemplare che vi vogliamo far vedere è proprio questo, il Palatino 313, che è uno dei più antichi che possediamo, stimato appunto fra uno degli esemplari molto vicini all'epoca di Dante, chiosato dal figlio, da Jacopo di Dante Alighieri. È un manoscritto su pergamena, databile attraverso lo studio della scrittura e lo studio soprattutto dell'iconografia, dell'apparato iconografico, perché fino al canto XIII le miniature sono state attribuite a Pacino di Buona Guida. Pacino di Buona Guida è un pittore dei primi del Trecento, attivo a Firenze tra i primi del Trecento e gli anni 40, non sappiamo con precisione la data di morte, che si è dedicato nella seconda parte della sua vita artistica a miniare manoscritti in volgare, testi in volgare. Sono stati rintracciati 26 commedie miniate da lui e dagli artisti che facevano parte del suo staff. Quindi l'attribuzione a Pacino di Buona Guida di almeno una parte di queste miniature è stata utile per datare il manoscritto. Il testo è su due colonne e le chiose, quindi il commento di Jacopo di Alighieri, è sul margine. Questo testo è importante perché è conosciuto come il Dante Poggiali dall'ultimo possessore. Il Gaetano Poggiali era un collezionista livornese, morto nel 1816, e nella sua libreria era confluita per acquisto la libreria della famiglia Guadagni, che a sua volta aveva incamerato i beni di Piero del Nero. Piero del Nero era un letterato del Cinquecento, della fine del Cinquecento, muore nel 1598, e questa acquisizione è quindi molto importante perché Piero del Nero era direttamente in contatto con l'Accademia della Crusca e l'Accademia della Crusca si avvarrà di questo testo per incrementare il vocabolario, il suo vocabolario. Il secondo esemplare è un esemplare, anche questo su pergamena, sontuosamente decorato in Littera Testualis. È una
una Divina Commedia con il testo al centro e il commento di Francesco D'Abbuti, un commento importante perché Francesco D'Abbuti era maestro di grammatica a Pisa, incaricato dallo studio pisano della pubblica lettura della Divina Commedia. Per motivi di salute non finirà di esporlo pubblicamente, ma finirà di scriverlo e quindi noi lo possediamo. È un manoscritto importante per la decorazione, che è di ambito tardo-gotico lombardo, proveniente questo dall'Accademia della Crusca. Il numero 5 che è riportato qui sulla prima carta del manoscritto era la collocazione che aveva appunto nell'Accademia. L'Accademia della Crusca era stata fondata da 5 letterati fiorentini alla fine del Cinquecento, nel 1582-83, per ripulire la lingua italiana, separare la farina dalla crusca, no? È il detto a cui loro si riferivano. L'Accademia della Crusca però viene soppressa da Pietro Leopoldo nel 1783, ma verrà ripristinata con il regno napoleonico nel 1811, proprio da Napoleone che, in segno di benevolenza verso la Toscana, lascia a Firenze la possibilità di scrivere i documenti in italiano. Il manoscritto, come vedete, è appunto riccamente decorato, ma non conosciamo l'artista che lo ha ammoniato. Sicuramente è una mano importante, sono iniziali grandi e piccole all'inizio di ogni paragrafo, di ogni canto, in oro e colori. A carta 461 il copista si sottoscrive e lo data, ma le lettere che sono visibili arrivano a 1400 con la caduta dell'ultima cifra. Allora, un altro manoscritto importante è il manoscritto che contiene il ritratto di Dante, uno dei pochi manoscritti con il profilo di Dante, simile per vivacità e per realismo, attribuito a Giotto, che si trova nella Cappella della Maddalena al Bargello. Il manoscritto è appartenuto a Francesco Sassetti, banchiere di Firenze, fiorentino, che aveva la fiducia di Casa Medici e per conto di Casa Medici era stato inviato prima a Ginevra e poi a Lione, dove manterrà l'attività fino alla morte. Francesco Sassetti aveva riunito un ingente patrimonio e, come molti altri delle famiglie fiorentine, aveva collezionato anche lui un'importante raccolta di manoscritti. Uno di questi è appunto questo, contiene la Divina Commedia. Il manoscritto si colloca ai primi del 400, non è datato, è su pergamena con una decorazione a bianchi girari all'inizio di ogni cantica. Bianchi girari è una decorazione prettamente fiorentina, che avrà un grande sviluppo fra le botteghe di miniatori del 400. Il manoscritto contiene dei disegni acquerellati, il primo che ritrae i tre regni descritti da Dante, la seconda tavola è relativa invece all'incontro di Dante con Virgilio mentre fugge dalle tre fiere. All'inizio del Purgatorio c'è l'immagine di questo monte, la rappresentazione del monte del Purgatorio, con l'angelo che lo sorveglia.